Ricorre oggi il centenario della morte di Agesilao Palermo, impiccato dal boia borbonico in quella stessa piazza ove oggi sorge il suo monumento. La storia quasi non si occupa di lui e la cronaca se ne sbriga con una sola parola: patriota. Ma chi ha vegliato sulle poche carte che ci restano di lui sa quale fosse in questo cuore semplice il culto della libertà. Culto che lo confortò negli ultimi istanti che ci vengono tramandati da un oscuro ed improvvisato cronista, il macellaio della piazza stessa, che quella mattina, 8 aprile 1852, scrisse nel libro dei conti: oggi è morto sul patibolo don Agesilao Palermo. Le sue ultime parole furono: muoio felice per la libertà. Tanti altri dopo di lui salirono il patibolo con le stesse parole sulle labbra e nel cuore. Ma i tiranni, quando la vendetta della storia arma la mano di Bruto, quali grandi parole possono mai pronunciare? Cosa guarda la prua? Il monumento dell'eroe, professore. E di lì non si vede il monumento dell'eroe. Stia attenta piuttosto. I tempi recenti ci hanno dimostrato che la fine dei tiranni è oscura e miserevole. Nerone fugge travestito da donna, Cola di Lienzo da carbonaio, Masaniello da pescivendolo, Luigi XVI da mercante e un altro che non nomino per carità di patria, nascosto sotto un cappotto ed un elmo tedesco. Dove va la prua? Esco, preferisco non sentire questi discorsi. È molto difficile spiegare alle donne la libertà. Esse hanno avuto sempre un padrone e lo hanno anche amato. La folla, per esempio, quando ama un tiranno, ha qualche cosa di femminile. Tanto è vero che gli imponitori del tiranno dicono e scrivono che egli ha una voce... Sentiamo un po', Mazzaglia. Ricordi come veniva definita la voce del dittatore? Ma io non lo so, professore. Non lo sai, hai ragione, siedi. Forse non eri nemmeno nata. Beato te, figlia mia. La voce del dittatore veniva sempre definita maschio. Il volto maschio. L'andatura maschio. Permesso. Avanti. Professore De Francesco, vi vuole il preside? Vuole me o vuole tutti quanti? Vuole voi? Lei. E allora, dica lei. State buone, che torno subito. Avanti. Professore, la signorina La Prua mi diceva che è stata costretta a uscire di classe perché lei, invece di rimanere nei limiti del suo corso, avrebbe fatto dell'irazione di natura essenzialmente politica. Io, naturalmente, ho detto alla buonasina La Prua che non era possibile e non ci credevo. No, no, invece ci deve credere, signor preside. Signorina, mi usi la cortesia, esca un momento, la richiamerò. Le ho detto mille volte che dentro la scuola non si fa politica. Veramente era proprio lei che sotto l'altro regime mi obbligava a paragonare l'impero fascista con l'impero romano, Cartagine con la perfida Albione, gli sbarchi di Cesare in Inghilterra con quelli che poi non si fecero. Allora il governo mi diceva di fare politica, ora mi dice di non farne. Ma è mai possibile che lei debba essere sempre del parere contrario? Eppure ne ha passate di guai. Lo sa o non lo sa che il padre di quella scocciatrice domani lo eleggono sindaco ed è un uomo che ha le mani dappertutto? Si figuri se non lo so, è il mio padrone di casa. E lei si mette contro il governo, contro il sindaco, contro il patron di casa. Tu torna in fabbrica, dopo pranzo non esco. Lo sai che sto navigando tra due acque, Dio sa con quanti pericoli, che tutti mi stanno col fucile puntato che gli pigliasse una botta di veleno e tu vai a dire delle cose che la gente potrebbe pensare le hai sentite dire da me. Le ho proprio sentite dire da te. Sì, ma in altri tempi, oggi le cose sono cambiate. Io non cambierò mai. Ed io ti rompo le gambe e ti mando a vivere da tua nonna in montagna, là ti puoi mettere anche la camicia nera se vuoi. Ma dammi mano, signor barone. Si è ritirato il professore? Sì, signore, ora. Digli di salire a casa mia che gli devo parlare. Sì, signore. Pronto? Signora, dice il signor barone di fare scendere vostro marito. Il professore, subito.
dei tuoi colpi di testa. Il barone ti ha fatto chiamare. Figurati se quella è la figlia e non gli ha detto tutto. Beh, e cosa si crede? Di farmi paura il signor barone? Sono finito quei tempi. Barone, discendenti di ladri di passo. Nominato barone da qualche viceré mezzo analfabeto. Aspetta che gli vada a dire in faccia tutto quello che penso di lui. Luigi, non ti mettere contro anche il barone adesso. Ti sei già fatto abbastanza nemici per quella tua mania di dire a tutti quello che pensi. Ah sì, eh? È un difetto il mio. È un difetto perché questo è un paese di ipocriti. Ecco quello che è il nostro paese. Luigi, stai attento. Barone, è venuto, professore. Lei mi ha mandato a chiamare, non ce n'era bisogno, sarei venuto io stesso. Il condegno di sua figlia è stato semplicemente vergognoso. La prego, professore, non mi parli di mia figlia. A quella cretina ho già detto quello che si meritava. Ah, bravo. Però la colpa un po' è anche sua. È mia, perché? Eh sì, perché insegna le donne a leggere e scrivere. Le donne dovrebbero restare analfabete, come la buonanima di mia nonna, che morì come una santa. La prego, si accomodi. Vai a dire ad Agatina di preparare e portarci due vermouth. Cinque? Due vermouth, due. Che vita, professore, che vita. Io vivo circondato da cretini. Per questo l'ho mandata a chiamare. Come diceva? No, perché sentivo il bisogno di stare con una persona intelligente. Ah, ecco. Mi dico un po', professore, ha mai sentito qualcuno dei miei comizi elettorali? Tutti. Ho sentito tutti i comizi e di tutti, barone. Ah, sì? E che ne pensa delle mie idee? Ma non saprei dire. Ho l'impressione, sbagliata certamente, che lei ne ha troppe di idee. E alcune di esse in contrasto. Bisognerebbe scegliere. Barone, a pasta è fatta. Pistiati la tua pasta, fatinne. Scegliere, professore mio, come si fa? Qui la moda cambia continuamente. Una volta siamo per l'ordine e la disciplina, un'altra per la libertà. Una volta per l'impero e le colonie, un'altra per la giustizia sociale. Se uno si mette a combattere un'idea per favorirne un'altra, è un uomo rovinato. Lo sa che mi fa pensare a Renan. Renan? Chi era? Renan era un filosofo, il quale diceva che in tutte le idee ci sta sempre qualche cosa di buono. Bravo, mi piace questo filosofo. Grazie. Lei in sostanza è per la disciplina e per la libertà, per la giustizia sociale e per le colonie. E siccome è un uomo di destra, si è alleato con le sinistre. Per l'appunto, d'altra parte, senza il mio voto le sinistre non avrebbero avuto la maggioranza al comune. E lei non sarebbe diventato sindaco. Esattamente. Ecco. Ed ora le voglio rivelare una cosa. Lo sa chi avrebbero portato gli altri? Ah, non ne ho un'idea. L'avvocato Castorino. Ah. Un ex console della milizia. So che cosa pensa. A me però tutto possono dire, ma console della milizia, no. Va bene, ma non ha importanza. Il passato è passato. Quello che conta è l'evoluzione sincera che l'uomo ha compiuto. Salute. Ed io, professore, mi sono evoluto. I tempi cambiano e cambio anch'io. Oggi bisogna venire a patti pure con i comunisti. Tanto io quando sono lì faccio quello che mi pare. Non sarò certo io a dividere le terre ai contadini. Chi lo mette in dubbio? Ora veda, per iniziare bene la mia opera, a me occorre il suo aiuto. Il mio aiuto? Sì, veda, domani c'è la prima seduta al Consiglio Comunale. Ed io, quale nuovo sindaco, dovrei pronunciare un discorso. Ora io so fare tante cose, ma tenere la penna in mano non è il mio forte. Vorrei che lei, da quell'uomo di cultura quale è, ci desse un'occhiata. Signori consiglieri, ho esitato molto prima di accettare l'alta missione che la maggioranza ha voluto affidarmi. Sì, insomma, capisco. Potrebbero dire che non è vero, che erano mesi che mi davo da fare. E va bene, tagli. La battaglia per la libertà, al cui culto ho dedicato tutta la mia vita. Un po' forte. E tagli. Solo la certezza che tutta una vita dedicata con abnegazione e disinteresse alla causa del popolo. Taglio. E tagliamo, chi vuole che ci dico? È meglio. Lo stabilimento chimico creato col mio tenace e onesto lavoro. Tagliamo. Ma, professore, scusi, lo stabilimento chimico esiste o no? Diceva di tagliare il tenace ed onesto lavoro, per modestia, mica per altro. E tagli. Che dà da vivere a 200 famiglie che se non c'ero io mangerebbero erba come le capre. No, però tagliamolo. Ma è vero, sì o no? Anche se fosse vero, non è bello, per modestia. Ma senta, professore, io le faccio una proposta. Questo discorso lo scriva lei.
No, io di politica non ne capisco niente. E appunto per questo, professore. Mio padre è stato anche ieri al ministero dove gli hanno assicurato che la pratica è partita. Pensa, mamma, se fosse vero, potremmo andarcene per sempre da questo buco. Qui a Roma c'è un bel sole. Pensa, mamma, a Roma c'è il sole. A Roma c'è il sole e in Sicilia ci sta solamente la luna. Cretino, tu è quello che ha scritto la lettera, che non può essere altro che quell'idiota di tuo cugino Piero. Dammi sta lettera. No, non te la do, è una lettera mia scritta a me. Dammi sta lettera. Tu, Luigi, non insistere. E dopo tutto Teresa non è più una bambina. Anche lei i suoi piccoli segreti. I piccoli segreti, eh? E ringraziate il Padre Eterno che debba fare un lavoro importante per il barone, sennò ve le facevo vedere io i piccoli segreti. A Roma c'è il sole. E qua ci stanno schiaffone per chi non fila dritto. Oh, Luigi, e non esagerare. Dimenticavo, di lei ci sta la signora Bonvegna. Cosa vuole? Credo che vorrebbe pregarti di dare qualche lezione a suo figlio. Tu lo sai che non do lezioni. Ma il ragazzo non è della tua scuola. Che cosa significa? Un professore che si rispetta non deve dare lezioni private. Qualche collega tuo non la pensa così, però. I miei colleghi sono padroni di fare e pensare quello che vogliono loro, hai capito? Fammo piacere, lasciami lavorare. Signori consiglieri, quando gli esponenti delle sinistre sono venuti da me, unico eletto della lista indipendente, ruota e timone. Signori consiglieri, quando gli esponenti delle forze di sinistra sono venuti da me, unico eletto della lista indipendente, ruota e timone, ad offrirmi la carica di sindaco, io mi sono chiesto perché a me si sono rivolti e non ad uno dei loro compagni. Barone, perché gli mancava un voto. No! A che maniera questo? Ad un giovane generoso e ardente, perché a me ormai fatto vecchio e stanco dalla vita. Male spesa, barone! Forse mi sono detto, essi hanno voluto scegliere me perché una lunga serie di esperienze, certo, non tutte riuscite, ma dalle quali l'uomo saggio sa sempre trarre i profitti. Il regime! Profitti di regime! Silenzio! Silenzio! Uniamo i nostri sforzi, i nostri propositi, le nostre speranze in un solo fascio. Vittorio! Fascio Vittorio! Fascio Vittorio! Zitti! Zitti! Lo avete sempre sulla bocca il fascio! Perché lo avete nel cuore! Piatenati col fascio impresso nella carne, bollate come i buoi da macello! E il sindaco dove ce l'ha impresso il fascio? Volete darci per sindaco un potestà traditore? Ha tradito noi! Tradirà anche voi! Silenzio! Non siamo alla pescheria! Ma lasciatelo finire, che è un discorso interessante! Ma a lei ci interessa? Se capisce? E su leggisse per conto suo. Ma da quando è indisponendo chi sto io? Silenzio! Silenzio! Vi faccio uscire tutti! Barone, continui. Chiedo la parola. Dopo che avrà parlato il sindaco. Quello che dirò potrà forse disimpegnare il sindaco dall'obbligo di parlare. In data di ieri ho inoltrato alla prefettura formale reclamo contro l'elezione del barone La Prua in forza della legge sull'ineleggibilità degli ex gerarchi fascisti. Il barone non vorrà negare in quest'aula che l'ha visto per 2 anni con l'aquila sulla testa di essere stato podestà del nostro comune. E parli tu, ex console della milizia. Parlate proprio voi, branco di sciarpe Littorio e ispettori federali. Voi che avete rubato sino a 2 minuti prima che entrassero gli inglesi. Ti sei fatta la tomba di famiglia a spese del comune. E tu te la sei venduta con le ossa di tuo padre dentro. Professore, ai tempi del fascio certe piazzate non succedevano. In pubblico, barone, sì. Oggi ad uno che ruba gli si può dire in faccia tu sei un ladro. Una volta, anche se il ladro era vecchio come il cucco, gli cantavano giovinezze e lo salutavano col braccio alzato. Signori, silenzio! Silenzio! Vi siete scavati la fossa con le vostre stette mani. Sì, perché denuncerò al prefetto tutti i brogli elettorali che ci sono stati. Le schede segnate, i certificati falsi, le intimidazioni, i morti che hanno votato non una volta, che sarebbe anche ammissibile, ma 2, 3, 4 volte. Ma basta, la smetta, non dico.
dica corbellerie. Corbellerie, ma guarda questa santa donna che porti al bavero. L'hai fatta votare 3 volte per te, scordandoti di averla fatta morire tu, di crepacuore. Sì, che fu quella volta quando ti facesti trovare a letto con la serva, che poi le presi il colpo. Non l'ho sentito mai in vita mia! Sembrava che le parole se le avesse cercate apposta per farti fischiare! Professore! Oh, signor Barone! Mi dica un po', lei ha dovuto studiare tanto tempo per scrivere quelle minchionerie! Barone, ma io ho cercato di farle dire delle cose sagge, oneste! E si capisce, dette da lei! Come sarebbe a dire dette da me? Certo, dato il suo passato. Il mio passato, oppure lei, come se non bastassero i fascisti. Lei che è ospite della mia casa da 20 anni. Ma quale ospite, Barone? Io ho sempre pagato l'affitto. Una miseria che non ci pago nemmeno le sigarette per mia figlia. Ma è finita la cuccagna, è finita. Impartirò ordine al mio amministratore di praticarle tutti gli aumenti voluti dalla legge. Lei è ingiusto. Io ho cercato di farla apparire come un uomo saggio, onesto, liberale nel vero senso della parola. Lei ci ha messo il veleno dentro quel discorso. Lei è un serpente velenoso che mi sono nutrita a casa mia per tanto tempo. Ma io ai serpenti velenosi ci scaccia a testa sotto i peli. Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio. Sì. E chi è questo Massimo D'Azeglio? A Roma. Ti hanno trasferito a Roma, alle magistrali Massimo D'Azeglio. Sei stata tu, Sei stata tu a scrivere a questo galantuomo dell'onorevole Ravisarda. E che male c'è? Che gli ho chiesto qualche cosa di disonesto? Oh, che male c'è? A Roma con 46.000 lire al mese, ma è la miseria, capisci? Ma no. Solo una pazza come te poteva fare una cosa simile. Ma perché? Solo una pazza come te poteva fare una cosa simile, tua madre è pazza. Ma vuoi mandare un manicomio appresso a lei? Non è questo. Attenne, sei la mia dannazione. Ma no, ma io sono sicuro che sarebbe andato per fare meno. Signor Barone, la signora Rosina era da tempo che scriveva all'onorevole Ravisarda per fare trasferire a suo marito a Roma. E perché? Perché la figlia è fidanzata con il figlio del cugino del professore che è preso da Roma. Ma dimmi un po', che cosa ha a che vedere il professore De Francesco con l'onorevole Ravisarda? Come, non lo sa? No. Sono come due dita della stessa mano. Ah. Sì, ricordo l'onorevole Ravisarda quando l'hanno mandato qui al confino. Sì. Si sedevano davanti alla farmacia e assieme al professore e alla buonanima dell'avvocato Mattanugo. Ah. E quando passava lei vestito da potesca, gli sputavano per terra. Sono tue impressioni? Ma che impressioni mie, signor Barone? Lo sentivo io con la mia orecchia quello che dicevano. Botta di veleno? Pensavissero a sparare un'alzata stretta? Ma io, grazie a Dio, sono rimasto vivo. Sì, e poi, per rispetto parlando, signor Barone, cornuto ci dicevano. Mm. E poi... Ah, sì. Sì, e poi delle cose che veramente non erano vere. Perché qui da noi gli uomini sono stati sempre uomini. Ah, così dicevano, sì, figli di male femmine. E questa è la gente che si manda al Parlamento. A quelli non glieli invalidano le elezioni. Oh, signor Barone, ora che mi ricordo, lo sa come lo chiamavano? Non voglio saperlo. E forse è meglio che non lo sappia, perché se lo sapesse... Perché tu non sai cosa significa andare a vivere a Roma con 46.000 lire al mese? Non lo sai che a Roma per un appartamentino come il nostro sono capace di chiederci pure 10.000 lire al mese? Che vuol dire che per i primi tempi andremo ad abitare a casa di tuo cugino il preside? E io vado a vivere in casa degli altri. Perché suo figlio quando è venuto qua non è stato un mese a casa nostra? Un mese e 2 giorni. Ma quella era una, noi siamo 3. Sono loro stessi che si sono offerti. Anzi, tua cugina mi ha scritto. Ti ha scritto? Come? Siamo già d'accordo. Ha detto che se andiamo in albergo rompiamo l'amicizia. E qua tutti quanti sanno le mie cose. Tutti quanti, decidono tranne che io. La seguirà sempre il nostro affetto, professore. La nostra gratitudine è il nostro augurio. Grazie. Grazie, ragazze. E vi raccomando di studiare. E soprattutto di essere così come siete. Buone, modeste e per bene. Arrivederci.
Oui. Professore. Addio, diceva, state buoni. E tante belle cose. Grazie, altrettanto. Grazie. Stia attento a Roma, professore. Sì, sì. Perché stanotte mia moglie ha fatto un cattivo sogno. C'era arrivata la notizia che lei a Roma era cascato sotto un'automobile. E Giovò, all'ossa tua di tua moglie. Date buono, va. Cornuto! Professore, apri, si accomodi. Non l'avevo riconosciuto. Che pensava, la Divina Commedia? No, sto un po' emozionata. Io proprio con lei dovevo parlare. Signor Barone, volevo venire a salutarla. Mi è dispiaciuto tanto quello che ci siamo detto sotto al portone. Per carità, professore, lei non sa che piacere mi ha fatto quello che è successo al municipio. Il prefetto, dopo la mia denuncia, scioglierà la giunta e nominerà un commissario col quale non sarà difficile intenderci. In quanto al suo discorso me lo sono riletto a casa ed è bellissimo. Me ne servirò alle prossime elezioni. Ma parliamo di cose serie. Ho saputo che l'onorevole Rapisarda lo ha fatto trasferire a Roma. Purtroppo è stata una pazzia di mia moglie e di mia figlia. Lei capisce, barone, a Roma con una famiglia sulle spalle e 46.000 lire al mese. Capisco, ma lei mi dica, è molto amico dell'onorevole Rapisarda? Sì, un'amicizia nata nei momenti difficili, quando l'onorevole Rapisarda era confinato qua. Stavamo sempre assieme. Vi vedevo spesso davanti alla farmacia assieme all'avvocato Maganuco, buon'anima. Parlavamo del più e del meno e fumavamo la pipa. E sputavate, certamente. Sputavamo. E chi gliel'ha detto? Ma parliamo d'altro. Gliel'ha fatto un bel telegramma per la sua nomina sottosegretario? Sottosegretario? Chi? L'onorevole Rapisarda. Ma non li legge i giornali? Ah, in questi giorni sono tutto sotto sopra. Ma allora lo porto con me al mio ufficio. Dettiamo un bel telegramma alla mia segretaria e glielo spediamo subito al lampo. Onorevole Michele Rapisarda, Montecitorio, Roma. Felice tua nomina. Abbraccio di Ginuzzo. Professore, sembra che ogni parola le costi un litro di sangue. Perché? Un po' di calore per Bacco, signorina, cancelli e scriva. Commosso, felice, esultante, alto riconoscimento tue preclare virtù, stop. Abbracciati con orgoglio di cittadino e affetto di fratello. Ginuzzo, lo spedisca subito, lampo. Professore, venga con me. Le voglio fare vedere una cosa che la farà rimanere a minchiunuto. Lei vedrà un miracolo. Le piacerebbe riavere le energie che aveva a 20 anni? Oh, però, io ringraziando Dio con la faccia per terra, da quel lato lì veramente non mi posso proprio lamentare. Ma lasci stare, a 20 anni lei se la mettevano in una classe di ragazze come quella dove sta adesso, le sarebbe scoppiata l'aorta. Ora, se io volessi, con poche iniezioni di Virilon potrei farla ritornare 20enne. Con che cosa? Con il Virilon, il nuovo nostro miracoloso preparato ormonico-vitaminico. Venga, venga, vedrà delle cose mai viste. Vede, in queste gabbie vi è ogni genere di animali, trattati diversamente. Cominciamo da questi appresso. Questi sono dei capponi allo stato normale. Quegli altri, invece, sono capponi trattati col Virilon. Ora faccio mettere una gallina nella gabbia dei capponi normali. Vede? Non si avvicinano nemmeno. Ed ora la stessa gallina la mettiamo nella gabbia dei capponi trattati col Virilon. Che ne dice? Certo che sulle galline ha un certo effetto. Sulle galline. Ma lei conosce Don Atanasio Scimone? Sì. Il padre, intendiamoci, no il figlio. Sì. Ebbene, dopo 3 iniezioni ha dovuto smettere. Ma è fantastico. Ora veniamo al dunque. Veda, professore, lei a Roma con 46.000 lire al mese non può vivere. Ma che dico vivere? Lei non può nemmeno morire. Sì. Io voglio aiutarla. La nomino rappresentante della Trinacria. Il rappresentante della Trinacria? La prego, non mi interrompa. Scherzando. Guardi, professore, non le proporrei una cosa che lei non possa o non sappia fare. Lei deve occuparsi nelle ore libere di tutte le pratiche che noi spediamo a Roma per ottenere il permesso di vendita dei nostri prodotti. Nient'altro. Se lei troverà poi qualche difficoltà, oppure se qualche pratica verrà insabbiata, lei vuol dire che potrà sollecitare una spintarella dell'onorevole Rapisarda. Ah, no, mi dispiace, ma io all'onorevole Rapisarda non gli ho mai chiesto niente. Ma se sarà necessario, logicamente. No. Io per questo incarico, io le offro 50.000 lire al mese. No,
Io non posso accettare le 50.000 lire al mese. Ma è un favore che le chiedo, professore, in nome della nostra vecchia amicizia. Ma lei pensi quanta gente aspetta un rimedio alle proprie sofferenze? Quanti vecchi ai quali la vita ancora potrebbe sorridere? Ma, professore, creda, è una mansione nobile che le affido. Ma non so nemmeno se sarò all'altezza, Barone. Ma lo sarà, professore, lo sento, lo sarà, sicuramente lo sarà. Luigi, ma che sarebbe questo Virilon? È un nuovo medicinale. E a che serve? Poi te lo spiego. Beh, sarà uno dei soliti preparati a base di ormoni che agiscono sulle glandole endocrine. E a chi te le insegna queste cose? L'ho letto su Selezione. Mannaggia il giornale, io che te li compro. Andiamo, Luigi. Papà. Ha ragione il barone. Le donne dovrebbero restare analfabete. Rosalì, quanto è bella sta città. Mi dispiace solamente per tutto il fastidio che vi abbiamo recato. Ma per carità, se abbiamo sistemato tutto. Ah sì? Sì, tua moglie dormirà nella stanza matrimoniale assieme a mia moglie e le ragazze. Piero sul divano in camera da pranzo e noi due qui. Sarà come quando eravamo studenti a Noto. E il nonno la notte, ti ricordi? Come non mi ricordo? Ci veniva ad assaggiare le braccia con la bocca e se ci trovava salati... Diceva che eravamo stati al mare di Pozzallo in bicicletta. E ci bastonava di santa ragione, cara. Quanto disturbo vi pigliasse. Ma che dici, per così poco. Che sapore straordinario, come si sente la Sicilia. Qui a Roma ve le potete dimenticare questi sapori. Le cose sono tutte così scepite. Teresa, vieni qua a darci una mano. Ma dov'è Teresa? Credo che sia andata ad aprire la porta. E perché hanno suonato? Ma non so, forse. Non posso stare di più, può venire qui? No, prima mi devi dire perché non hai risposto alla mia lettera 141. Ma ti assicuro che la 141 non l'ho ricevuta. Dopo la 140 ho ricevuto la 142. E questa è l'ultima. Ma come l'ultima? Se ti avevo già spedito la 145. Tre lettere in un solo giorno. Cinque, ma due non l'ho spedite. Teresa! Teresa, la mamma ti cerca, vieni. Sì, vengo, andiamo. Che impressione. Mi sembra di stare in aeroplano. E laggiù è ancora Roma. Sì, sono i quartieri popolari. Oh, non voglio dire che questo sia un quartiere elegante. Lì vivono gli operai e qui vivono gli impiegati. Lì stendono la vita lavorando con le mani e qui stendiamo la vita lavorando col cervello. Che grande città. Mi fa una certa impressione guardarla così dall'alto. Ti ricordi come dicevo quel personaggio di Balzac avendo visto per la prima volta Parigi? Che ora hanno i due. Rosalina mia, ma io non sono mica venuto per conquistare Roma. Io sarò contento se potrò viverci onestamente e modestamente come ho sempre vissuto. Sedute. Maria Vercesi. Presente. Per piacere, mi dica lei a che punto del programma di storia siete arrivati. Ecco, professore, può vedere lei stesso. Siamo arrivati fin qui. Su.
Su, signorina, stia su. Come mai siete rimaste così indietro? Non lo so, professore. Il povero professor Vancelli dedicava molte lezioni ad ogni argomento. Perché ha detto il povero? Perché purtroppo è morto. Morto? Sì, morì in classe. Una sincope. Ah. Gli è scoppiata l'aorta. Ritorni al posto, per piacere. Bonaparte cala in Italia nella primavera del 1796 con meno di 40.000 uomini male in arnese. Batte il 12 aprile l'esercito austro-piemontese a Cairo Montenotte, a Millesimo e a Dego, costringendo i piemontesi a chiedere l'armistizio di Carrasco. Inseguiti gli austriaci, Napoleone li batte a Lodi il 10 maggio e si dirige su Milano. Scusi, lei ha il passi. Il che cosa? Per entrare lei c'ha bisogno di un biglietto sul quale è scritto il nome e il cognome del visitatore, l'ufficio dove è diretto e il motivo della visita. E chi è che rilascia questo passo? Io rilascio, io devo rilasciare. E allora perché non me lo dà? Mi fa perdere tempo. Ma lei con chi può parlare? Ah, non lo so. Ma come non lo sa? Ecco, io dovrei sollecitare il permesso per un nuovo prodotto medicinale. Ah, la sua pratica, lo sa dove sta? No. Allora deve iniziare le sue ricerche all'archivio generale. Guardi qui, la seconda porta, a destra, eh? Stia tranquillo, la sua pratica qui in mezzo alle altre, qui non si perde nulla. Oh, nessuno dice che qui si perde qualche cosa. Solamente io desidero sapere come fate a trovare la mia pratica in mezzo a tutte queste carte. Per trovarla mi deve cominciare a dire se questa società anonima Trinacria è scritta al registro merceologico. Ah, io non lo so. Allora lei deve andare all'ufficio del registro merceologico a farsi dare il numero di protocollo. Grazie, Dad. Per favore, l'ufficio del registro merceologico. A via Gasparre Stampa 6. Grazie. Cosa fa, chiude? Non ci vorrebbe far mangiare, lei? Vabbè. Pontificio, Napoleone occupa Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio e Modena e crea la Repubblica Cispadana. Battuti gli imperiali a Salò, a Lonato, a Castiglione delle Stiviere, a Rovereto, a Bassano, ad Arcoli, a Rivoli, Napoleone punta su Vienna. Nessuno riesce più a fermarlo. Lei dove va? All'ufficio del registro merceologico. Oggi è pari. Lei deve venire qua nei dispari. Come sarebbe? Gli uffici sono aperti i giorni dispari e lunedì, mercoledì e venerdì. Oggi è giovedì. E va bene, allora torno domani. Domani è festa. È la scoperta dell'America. E allora torno lunedì. Vabbè. Tornato dall'Egitto, Napoleone sopprime con un colpo di Stato il direttorio, promulga una nuova Costituzione e si proclama primo console. Poi scende come una folgore in Italia attraverso il San Bernardo, abbattendo tutti gli ostacoli. Calma, calma! Ma che calma, c'ho da fare! Ma vanno tutti le Brescia qui, tutti le Brescia vanno qui. Ecco il numero del registro merceologico. 187, 188, 189, Trinacria, Trinacria... Trinacria, la pratica si trova al protocollo generale. E dove? Al piano di sotto. Ah. Vabbè. Signori miei, mi dispiace, sono le due passate. A domani. No, a domani. Inghilterra, Svezia, Russia e Russia formano una quarta coalizione. Napoleone lo sgomina Jena e Adeilau ed impone la pace di Tilsit.
Ormai passa di vittoria in vittoria, travolgendo in breve tempo eserciti e nazioni. Sono cose difficili queste, caro signore. Con le prate che ci vuole tempo. Ecco qua. Adesso io, veda, dovrei spedire la pratica alla direzione generale in via Vettore Pisani. Ma se lei vuol far prima... Magari, ho perduto tanto tempo. Allora, facciamo così. La porti lei al protocollo della direzione generale. La consegni con le sue stesse mani. Ora lei vuole guadagnare del tempo. La porti con le sue stesse mani all'ufficio bollo. È una cosa che non dovrei fare, ma fra due siciliani... Grazie mille, grazie. Buongiorno. Sono 186 lire. Ecco. E chi ce l'ha il resto? Vado a cambiare un momento, torno subito. Va bene. Sia mi cambia 1000 lire. Grazie. Ora, se lei vuole guadagnare tempo, la porti con le sue stesse mani a Palazzo Carrara. È una cosa che non dovrei fare, ma siciliane siamo. Grazie mille. Prego, adesso prego. Ci penso io. Va bene, adesso la sua pratica è completa. Ah, finalmente. Ed ora che succede? La sua pratica va alla commissione competente. E quando ci vorrà per ottenere il permesso? Ma la commissione si riunisce due volte al mese. Ah. Le pratiche sono a migliaia. Veda un po' lei. Scusi, e dove si riunisce la commissione? La commissione si riunisce a Palazzo Valdoni. Ah. Accesso al pubblico martedì e giovedì. Grazie, Dan. Se nella coda la vaccinata non ci metti l'aglio, l'ammazzi. A me l'aglio mi rimane pesante. Non lo digerisco. Ah, io pure si mangio un porco e vado a letto, non me ne accorgo nemmeno. E questo chi è? Uno nuovo? Deve essere uno dalla bassa Italia. Desidera? Mi scusi, sono il rappresentante della società Trinacria. Vorrei sapere a che punto si trova una certa pratica. E pratica riguardante che cosa? È un nuovo medicinale, il Virilon. Virilon? Ah, ma per lo che nome che gli avete messo. E a che serve sto Virilon? Preferisco la coda a vaccinare. Mi perdoni, sai. Ma secondo lei a chi potrei rivolgermi per questa pratica? Cavalier Belmonte, camera numero 14. E lei crede che mi può ricevere subito? Magari subito, subito, no. Ma se lei c'ha un po' di pazienza, ci sono soltanto sti signori prima di lei. S'accomodi. Lo sapete a che serve sto Virilon? Loro permettono? S'accomodi. Grazie. Ci vorrà molto tempo, eh? Per essere ricevuti dal dottor Belmonte. Giorni. Giorni. E per avere un permesso, mesi e certe volte anni. Ma lei vuole scherzare? Ma niente affatto, che assicuro. Io è un anno e mezzo che giro da un ufficio all'altro. Anche lei per un permesso? No, per la pensione. Ho prestato servizio in Africa orientale in qualità di assistente sanitario sotto il governo dei Galla e Sedamo. Ora loro dicono, ce lo dimostri. E io come glielo dimostro? Quel governo non esiste più, si è volatilizzato. Io ho una dichiarazione firmata dal governatore, ma loro dicono che non è valida. Perché loro dicono? La data è anteriore alla nomina del governatore. E il governatore che dice? È in Argentina, era uno di quelli... Lei mi capisci? E io vado correndo da un ministero all'altro e la notte dormo sotto i ponti e mangio pane e saliva. Quello di mezzo è il commendator Larina. Quello, se vuole, il permesso glielo fa avere in una settimana. Ah, sì? Sì. Grazie tante. Arrivederci. Va bene, ora prendiamo. Sì.
messaggio, commendatore? Grazie, professore. Ma preferisco prendere la circolare. Dopo tante ore d'ufficio un po' di moto fa bene. Scendo a Piazza Ungheria e mi faccio una passeggiatina fino a casa. Arrivederla. Buongiorno, arrivederla. Comprare, Parker originale. No, ce l'ho, grazie. Originale americana. Sì, originale americana. Questo qui è l'ultimo tipo, gliela do per 3.000 lire. Senta, mi lascia andare perché non ho tempo. Ecco, con lei così la puoi esaminare meglio. Guardi, ce l'ho la penna, va bene, contenta adesso. Scusi, ma la sua ce l'ha la pompetta. Sì, ha la pompetta e la contropompetta. Esamina 2.000 lire, fa un bel regalo a suo amico. No, no, amici. 1.500 lire la regala a sua moglie. Non sono sposato. Neanche moglie, ma si può sempre sposare. Guardi, 1.000 lire originale americana. Questa è la fabbrica a Napoli, al paese mio. Va bene, compri per un riguardo al suo paese di Forcella, mi dà 600 lire, ma cosa vuol di più da me? Che te la vai a lanza, amica, mi? Ma scusi, senta, signore. Commendatore, sono il rappresentante della società Trinacria. Dovrei parlarle di una cosa di grande importanza. Si accomodi. Grazie. Da che punto di vista questa cosa è di grande importanza? Ecco, vede, commendatore, io sono dovuto arrivare alla mia età per comprendere che nella vita il denaro è tutto. Non proprio tutto, ma certo il denaro ha la sua importanza. Specialmente in una città come Roma. A chi lo dice? E in che cosa posso esserle utile? Come le ho detto, io sono il rappresentante della società Trinacria del barone La Prua. Il mio compito è quello di seguire le pratiche nei vari uffici. Mi danno 50.000 lire al mese per questo. E lei capisce, caro commendatore, il mio dovere è di meritarle. Troppo giusto. Ora, fra tutte le pratiche, una soprattutto sta a cuore al barone. Quella del Virilon. Un ricostituente ormonico, un medicinale di grande importanza, gliela assicuro. Concludendo, io ho seguito la pratica attraverso tutti gli uffici. Ora è sul suo tavolo, metaforicamente parlando, si capisce, perché sarà negli scaffali in mezzo a tante altre pratiche. Concludendo. Commendatore, lei la dovrebbe far passare per prima. Lei mi chiede una cosa irregolare. Lo so, commendatore, ma lei non mi può negare questo favore. Perché? Perché altrimenti io perdo il posto. Lei vorrebbe che io commettessi una cosa irregolare perché lei non perda il posto. Ma io non dicevo. Non scenda! E ringrazio Dio che lei mi fa pena, se no la denuncerei. Commendatore, ma io non volevo. 50.000 lire al mese le guadagno appena io, dopo 34 anni di servizio. E questa macchina non è mia. Io una macchina così non l'avrei potuta comprare nemmeno con tutti gli stipendi della mia vita. Sì. È di un mio parente. Ma io non mi lamento. Sono fiero della mia povertà e con questo credo che non abbiamo altro da dirci. Mi scusi, commendatore. Signora, signora, il professore sta arrivando. Il professore. Ma non lo so, non l'ho nemmeno guardato. Che facciamo? E bisogna decidere. Diglielo tu, assù. Ebbene, glielo dirò io. Grazie.
Rosalina mia, quello che succede a Roma sono cose da pazzi. Cosa? Questo signore che prima sale nel tram, dopo 5 minuti scende dal tram, monta in un'automobile. Che automobile? Rosolino. Che c'è? Puoi venire un momento qui? Sì. Permette. Ui, ma che mi vuoi ammazzare? Perché, zio? Hai chiuso la porta a chiave. Scusa, non ci avevo pensato. Che c'è? Posso parlarti da solo a solo? Da solo a solo? E qua non c'è nessuno, siamo tutti e due, sì. Allora? Io e Teresa ci vogliamo bene, vorremmo sposarci. Come? Dico io, non ti sembra un po' troppo presto? Ma quando le cose bisogna farle, è bene farle presto. Ma Luigi almeno lo sa. Glielo sta dicendo in questo momento Piero. Sì, ma sia fatta la volontà di Dio. Ci hanno messo nei guai. Ecco. Chi l'avrebbe detto quando eravamo ragazzi che saremmo diventati suoceri? Beh. Hai sentito, si vogliono sposare. Ste camorreose. Come se si trattasse di una gita in carrozzella. E lasciamole sposare, tutto è benedetto, che ci vuoi? Ah sì, è il corrido, i mobili. Arrate, Luigi. Eccola qua, Archimede, è arrivato. Che genio, arrati, chi le paga le rate? Tu, lo stipendio che ti dà la Trinacria lo destini alle rate di tua figlia. E poi anch'io c'ho il mio stipendio. Ah, se capisce, lui c'ha lo stipendio. 30.000 lire al mese lo chiama stipendio. Beh, suo padre l'aiuterà. Ma lasciatelo stare in pace, quel povero uomo. E perché devo stare in pace solo io? Se siamo in guerra dobbiamo combattere tutti. Certo. Io sto lavorando intorno ad un'antologia per le scuole medie. Mi farò dare un anticipo dall'editore e tutto si accomoda. Hai visto? Eh sì, eh? È la casa. Dove andranno ad abitare? Ma non pensate alle difficoltà. Oh, volete vedere come si fa a superare le difficoltà? Teresa? Oh, abbracciatevi. Un momento. Li voglio abbracciare prima io. Bravo. Auguri ai fidanzati. L'intercomunale. Un barù. Ecco qua. Via. Pronto? Sì, sono io, signor barone. Come va la pratica del Virilon? Bene, bene, stia tranquillo. Ma è passata la commissione? Non ancora, ma passerà. Quando? Non si può sapere, speriamo presto. Ma che speriamo e speriamo? La speranza ce l'hanno i tanti, gli dia una buona spinta. È quello che ho fatto, signor barone, ma ci sono molte difficoltà. Bella scoperta, vada da quell'amico. Quale amico? Dall'onorevole. Oh, e quello non c'entra, è di un altro ministero. Non dica sciocchezze, mi fa arrabbiare. Cosa vuol dire che è di un altro ministero? Ci vada subito. Va bene, signor barone, farò come dice lei. Che succede? Succede, succede che questo non è un mestiere per me, ecco quello che succede. Già, i mestieri per te sono quelli di 45.000 lire al mese. E non sputare in cielo, Luigi. Non vedi come sono contenti questi due ragazzi? Se non avessimo lo stipendio del barone, a quest'ora il loro matrimonio non starebbe né in cielo né in terra. E vabbè, hai ragione tu. Sono arrivato a Trieste la sera del 3 novembre col settimo bersagliere. Che giornata! I triestini sembravano impazziti. Ci abbracciavano, ci strappavano le piume dell'elmetto. Io veramente le piume non ce le avevo perché ero in sanità. Ma mi facevo passare per bersagliere anch'io. Che tempi! Io invece a Trieste non ci sono potuto arrivare perché ero ricoverato all'ospedale militare di Udine con una broncopolmonite. Ho ancora davanti agli occhi il maggiore medico quando entrò nella corsia e ci disse: ragazzi, la guerra è finita! Noi ci credevamo che fosse finita per sempre, e invece... Io ne ho fatte 7 di guerra, ne ho viste di tutti i colori. E ora giro da un ufficio all'altro per ottenere uno straccio di pensione. Ma a che punto sta la pratica? Cerco sempre qualcuno del governo dei Galles d'Amo, ma a sentir loro sembra che il governo dei Galles d'Amo, l'Etiopia, la guerra che hanno fatto per conquistarla e quell'altra che hanno fatto per perderla, tutto me lo si è inventato io. È una vergogna, è rivoltante vedere dei giovani colpevoli soltanto di amare la patria. Nicolino! Scusami se ti ho fatto aspettare, ma sai, di là è successo un po' di confusione. Fatti vedere, come stai? Perché non sei venuto prima? Nemmeno una telefonata. Dovrei essere in collera con te, ma sono troppo felice di vederti. E come ti trovi alla scuola? Non c'è male. Ti sei ambientato? Piano piano mi sto ambientando. E in casa avete trovato? Per ora siamo ancora da mio cugino Rosolino. Ah, a proposito,
Ho ricevuto la lettera di tua moglie. Ti ha scritto un'altra volta? Già, mi pregava di trovarvi una casa. Io non so come si permetta di darti tanto fastidio. Ma no, niente fastidio, ne parlerò all'onorevole Bassi. Solo mi sembra difficile trovare la casa vicino alla tua scuola come vuole lei. Ah, la vuole pure vicino alla scuola? Certo. Amica, tu mi devi scusare. Non voglio sentirti parlare così. Di qualunque cosa tu abbia bisogno, devi ricorrere a me. Sei molto gentile. Io sono venuto proprio per questo. Dimmi. Udinese Palermo. Ecco, io ci metterei Ickes. Uno Ickes. Ma l'Udinese gioca 7 pacchetti e Palermo una volta o l'altra dovrà vincere. Se no rifanno i Vespri siciliani. Oh, rieccolo quello del Verilonne. Oh, mamma mia. Per favore, mi annunci al commendator Basevi. È occupato, ripassi un altro giorno. Guardi che io ho per lui una lettera di Sua Eccellenza la Pisarda. Sua Eccellenza, il suo nome, scusi. De Francesco, professor De Francesco. Professor De Francesco, basta, fammi passare. Prego, si accomodi, professore. Pareva tanto fisso. Ah, è stato un grande acquisto per il nostro paese la nomina dell'onorevole La Pisarda a sottosegretario. Certo, voi altri siciliani strizzate faville. Grandi ingegni. Oh, Pirandello, Verga, Donizetti. Oh, Bellini. Bellini. Eh già. Ah, già, io li confondo sempre quei due. Certo che oggi ai posti di comando ci sono tutti siciliani, eh? Lei naturalmente è siciliano. No, mia madre era siciliana, dello stesso paese dell'onorevole La Pisarda. Potrei dire siamo quasi parenti. Disponga di me, in che cosa posso esserle utile? Ecco, si tratta di un permesso per un medicinale nuovo. Lei è produttore di medicinali? No, io sono soltanto il rappresentante della società Trinacria. Ho avuto un contatto con il commendator Larina, ma c'è stato un malinteso. Malinteso, il contrario di ben intendersi. Già. Parlerò io col commendator Larina. Lei come rappresentante ha una delega? Una delega? Scusi, per che cosa? Permette, leggo la lettera del sottosegretario. Faccende dei permessi sono estremamente complicate. E come il sottosegretario dice, bisogna rimanere nei limiti del possibile e della regolarità. Ora, la regolarità vuole che le domande vengano esaminate secondo la data in cui vengono presentate. Se lei potesse parlare al commendator Larina, mi farebbe cosa gradita. Ma che vuole che il commendator Larina commetta delle irregolarità per favorirci? O non... meglio, per favorirla. No, non dicevo e questo. E allora il sottosegretario dice, nei limiti del possibile e della regolarità. Capisco. È giusto. Troppo giusto. Caro professore, il sottosegretario è un uomo onesto. Io sono un uomo onesto, lei è un uomo onesto. Ora né io né lei né i sottosegretari siamo le persone più adatte a sbrigare la faccenda della casa che lei rappresenta nel modo che desideri il suo principale. Commendatore, allora che cosa mi consiglia di fare lei? Non so cosa dire. Caro professore, viviamo in un'epoca in cui un capo di missione non conta più nulla. Ne vuol sapere uno, non mi crederà. Lei mi chiama commendatore e io non lo sono. Dio sa se sono un sincero democratico, ma sia detto fra di noi, anche una volta facevano delle cose buone. Per esempio, un galantuomo, dopo una carriera spesa al servizio del paese, veniva nominato commendatore, grande ufficiale, gran cordone della Corona d'Italia, di Santi Maurizio e Nazare, della sede coloniale e perfino, se arrivava a una carriera elevata, un posto elevato, con mare dell'Annunziata. Ora, sono anni che si parla di questo famoso ordine della Repubblica e distribuitele largamente queste onorificenze, senza contare che altro era essere commendatore della Corona d'Italia, un ordine conferito personalmente dal sovrano. Sì, capisco, commendatore, capisco. Lei c'ha troppe cose da pensare, perciò non troverà il tempo di occuparsi di me. Professore, non vorrei che lei mi avesse frainteso. No. Io sono un fedele servitore della Repubblica. Sì. Ma dobbiamo riconoscere che la monarchia dava della soddisfazione. Ho capito, commendatore. Arrivederci.
Arrivederci, professore. Come si può fare? Appena aprivano la lettera dell'onorevole e leggevano nei limiti del possibile e della regolarità, la lasciavano cadere come se ci fosse stato il contagio della peste bubbonica. Io non ne ricaverò niente. E questo sai che cosa significa? Che il barone mi licenzia. Ma no, tu ti bagni prima che piova. Mi bagno prima che piova. A Roma, senza quello stipendio, con i figli che si devono sposare, Rosalina mia, la rovina. E la rovina. Ti scoraggi troppo presto. La fortuna qualche volta aiuta anche gli onesti. Vedrai che troveremo una strada. Intercomunò. Intercomunò. Un barone. Un barone. Pronto? Pronto. Pronto. E lei, professore? Sì, sono io, barone. Beh, allora, a che punto siamo? Oh, ma è un delitto che un prodotto come il Virilon non possa essere messo in commercio per delle lungaggini burocratiche. In queste ultime settimane abbiamo avuto dei casi di ringiovanimento che hanno sconvolto la città. Don Attanasio Scimona, a 72 anni, è scappato con la moglie del farmacista. E il notaio Bonavino di notte gira per le strade del paese come un lupo mannaro. Ma io ho tentato tutte le strade, non c'è niente da fare. La domanda deve seguire la sua trafila. Ma io la pago perché le domande non la facciano la trafila. Beh, sento, ho capito, verrò io a Roma a farle vedere come si fa. Bene, ci combinammo con questa democrazia. Ah. Io le assicuro che le lettere dell'onorevole erano tutte calorosissime, ma... Ma vi faccio la cortesia, un sottosegretario che scrive nei limiti del possibile e della regolarità me lo chiama caloroso. Mi dispiace che non siamo in Sicilia, le farei vedere io come scrivevano una volta i sottosegretari. Considera la richiesta del camerata alla prua come cosa mia, fai l'impossibile per favorirlo. Ma i tempi sono cambiati, barò. Venga domani alle 8 al Grand Hotel, si vesta pesante che andiamo in montagna. In montagna? E che andiamo a fare in montagna? Tu mettiti là ed aspetta. Andiamo, Bruce. Professore, cammini. Ma insomma, si può sapere dove mi sta portando? Lei muore dalla curiosità, vero? Chi siete? Cosa volete? Sono il barone Ferdinando La Prua. Desidero parlare con l'eccellenza. Sono un amico di vecchia data. Avanti. Di sua eccellenza c'è il barone La Prua. Barone, ma dove mi ha portato? Lei vuole scherzare, io me ne vado. Ma non faccia il ragazzino, per Dio. Mi lasci andare, per piacere. Io ho rinunciato a tante cose per non vederli, adesso devo andare proprio in casa loro. Ma ora sono dei vinti, non è generoso da parte sua incrudelire su della gente decaduta. Io non incrudelisco su nessuno, voglio solamente andarmi. Stia fermo! La Prua! Valentino! Mi belalla! Sempre in gamba, eh? Un po' di pancia in più, qualche capello in meno, ma il cuore è sempre lo stesso. Vedi, con la mia franchezza abituale voglio dirti però che oggi non mi aspettavo di vederti perché? Qua. Perché sono corso sul tuo conto delle voci poco buone. Ci avevano detto che avevi dimenticato i bei tempi e i vecchi camerati. Il boe si giudica dalle corna è l'uomo dalla coerenza. Con la tua presenza qui hai tarpato le ali alla calunnia. Vieni, vieni, che sua eccellenza sarà ben felice di rivederti anche tutti gli altri. Ci sono pure gli altri. Ci sono tutti. Se tu fossi arrivato ieri avresti dormito sotto le tende con noi come i bei tempi. Non mi è stato possibile venire prima. Il professore De Francesco, mio segretario. Bravo De Francesco, siciliano anche tu? Mezzo. Bravissimo, bravissimo. Di corsa, andiamo. Andiamo, professore. Andiamo di corsa. Professore, siamo in ballo, dobbiamo ballare. Questi sono tipi che non fanno complimenti, se no sono guai. Ma come, prima erano dei vinti e bisognava averne pietà, adesso bisogna averne paura. Andiamo, ragazzi, che sono pronte le lasagne. Thank you.
questi sono vestiti da fascisti. E come vorrebbe che fossero vestiti? Da cowboy? E poi in casa propria ognuno è padrone di vestire come vuole. D'altra parte i muri sono alti e nessuno può vederli dalla strada. A Roma io non ho nessuna voglia di vederli. Professore, la prego vivamente di sopportare qualunque cosa. Del resto li ho sopportati per 20 anni. Ci aggiungo ancora 2 ore, le darò una gratifica. Ma dimmi su, la tua uomo, cosa stai facendo? Ti stai confessando? Benvenuto alla prua. Come va? Sono molti anni che non ci vediamo, ma non mi sono dimenticato di te. Come non mi sono dimenticato di nessuno dei miei figli. È vero. Siedi. Grazie, eccellenza. Il mio vecchio cuore di combattente di tutte le battaglie è felice di averti fra di noi, sempre pronti a nuovi cimenti. Io saluto, camerati, nel barone La Prua, la Trinacria fedele. Viva la Trinacria! Ho saputo che la tua elezione a sindaco è stata invalidata per il tuo passato fascista. Signor sì, eccellenza, ne sono orgoglioso. Del resto io non ho mai nascosto nulla del mio passato durante il discorso che fece il consigliere al comune. Bravo la prova. A proposito, bravo. Dove è andato a finire? Sì. Ecco, camerata, scendi di qui. Piano, non spinga, per piacere. E tu? E tu chi sei? Ma l'hai fatta te la marcia su Roma? Sì, l'ho fatta anch'io la marcia su Roma, ma con un poco di ritardo. Questa notte ho preso il raffreddore, Non sono più abituato a dormire all'aria aperta. Per vincere ci vogliono i leoni, i Mussolini, i grandi del colore, i leoni. Secondo me i popoli cadono nel regime democratico quando si sentono poco bene in salute. È vero. Io ho trovato che tra democrazia e deficienza ormonica esiste uno stretto legame. Giustissimo. Solo così si può spiegare come i leoni di Negelli cantino Biancofiore con la voce degli agnellini. Ora io avevo creato un composto miracoloso, il Virilon, che messo in commercio potrebbe capovolgere l'equilibrio ormonico attuale e farlo ritornare quasi al livello anteguerra. Con le conseguenze politiche, sociali ed economiche che voi tutti potete immaginare. Se lui fosse ancora vivo, mi farebbe conte. Ma ora succede un fatto inaudito, eccellenza, ed è per questo che mi rivolgo a voi che siete il simbolo della forza guerriera e virile della stirpe. Ed a voi, camerati tutti, che in materia di equilibrio ormonico avete sempre fornito delle prove inoppugnabili. E ne forniamo ancora! Ora la commissione che deve rilasciare il permesso per la vendita del mio prodotto non lo rilascia. Perché? Perché, eccellenza, non si vuole che gli italiani riacquistino quella potenza che li fece amare e temere da tutto il mondo. Quanto ci ha esposto il camerata La Prua non può essere ignorato né sottovalutato. Noi dobbiamo sventare questa ennesima manovra della clerico social-liberal democrazia. Chi presiede la commissione? Un certo commendator Larina. Larina? Larina? E chi è questo Larina? Deve essere uno nuovo. Ma che nuovo? Al ministero? A me mi pare di conoscerlo. Larina, Larina... Ho trovato, sapete chi è? Chi è? È quello che sposò Fedora, la ferrarese. La ferrarese? Il colonnello. Il colonnello, ti ricordi? Dovete ricordarlo anche voi, eccellenza. Era con noi ad Addis Abeba. Chiamavano il colonnello perché teneva a testa un reggimento. Certo che mi ricordo, un bel tocco di ragazzo, una brutta. Ma chi? Calvè Sprucaien? Sprucaien, alfidei, sembrava una leonessa. Questo Larina era a Salò, al ministero dell'Italia invasa. È là che conobbe la Fedora, che era diventata l'amante del povero Pucecchio. Gran cornuto, parlandone da vivo. Dopo la disgrazia venne a Roma con il Larina e siccome lei aveva delle aderenze lo salvò dall'epurazione e lui la sposò. Ti farò un biglietto personale per questa signora. Speriamo che non si sia dimenticata di me, almeno come uomo. Parlare a cuore aperto. Vedrai che nessuno meglio di lei potrà capire l'importanza della tua battaglia. Ti aiuterà. Eccellenza, sono le 5 e tutto è pronto per la rivista. Bene, andiamo ragazzi. C'è però una difficoltà. Piove. Beh, si potrebbe aspettare che spiova. Amate forse la vita comoda? No. Andiamo. Thank you.
questo Virilon è veramente così efficace? No, perché io ho un cugino che, poveretto, ha dei mancamenti. Gli manderò la cura completa. Però indirizzala a me, sai, per delicatezza. Si sente male? Malissimo. La notte alla piaccia mi è stata fatale. Promettimi una cosa, camerata. Io ho famiglia. Se muoio, toglietemi la camicia nera. Che c'è? E non potevi aspettare che suonasse la campana. Cosa c'è di così urgente? Sai che non ti disturbo mai quando fai lezione, ma ho bisogno della tua firma entro 10 minuti. La mia firma? Il mobiliere mi ha accompagnato col furgoncino e non può aspettare. Vabbè. Ecco, firmami questi effetti. Effetti? Questi sono cambiali. Oh Gesù, le cambiali. E come mi metto a firmare le cambiali? Ma chi è che di questi tempi non firma i cambiali? E andiamo, firma. Tuo cugino ha firmato senza fare tante storie. Guarda che ha telefonato il barone La Prua. Dice che siete invitati a cena con i coniugi Farina o Larina, non so. Larina. Chissà in che bello calo, André. Beato te. Già. Quanto sono? 24. Beato me. Oh, che bello, è stupendo. Io purtroppo devo mangiare in bianco. Mio marito soffre di fegato. Le manderò una mia specialità. E mia moglie esagera. Il mio fegato è su per giù quello di un uomo della mia età. Del resto non sono mai stato un gran mangiatore. Io invece sono sempre stata una gran ghiottona. Deve venire un giorno a pranzo da noi, Barone. Le farò assaggiare certe specialità bolognesi. Ah, non faccio per dire, ma in cucina non ho paura di nessuno, eh? Soltanto in cucina? Ormai. Ma che dice ormai? Lei vuole dei complimenti? Ah, me ne hanno fatti tanti, però mi fanno sempre piacere. Ecco, se lei sapesse come mi ha commosso il biglietto di Sua Eccellenza. Non speravo si ricordasse ancora di me. E non solo lui, ma anche gli altri. Il suo nome ha suscitato in tutti un'ondata di ricordi. Ah, che cari ragazzi. Anch'io li ricordo tutti. E certe volte mi prende una tale nostalgia dei vecchi tempi. Asmara, Massawa, Addis Abeba. Ah, che giorni. E che notti. Scusi, per favore. Comandi, signor. No, io non comando, io... No, lei comanda. Lei è un italiano che paga le tasse e con queste tasse vi dà uno stipendio con il quale io mantengo moglie e figli, a nome dei quali, se lei permette, io la ringrazio. Grazie, signore. No, ma io volevo solamente informazioni. Dica. Lei è pratico, eh? Sì. Io ho una pratica da sbrigare in questo ministero. Sì. Volevo sapere da lei qual è la strada più breve. Una sola, signore. Leva dal ministro, ci parla e in 448 sbriga qualsiasi pratica. Magari potessi andare dal ministro. Magari perché, sì? Io sono un poveraccio, dico, come mi presento? No, signore, lei non è un poveraccio. Lei è un italiano che paga le tasse e con queste tasse lei dà al ministro e a me uno stipendio con il quale noi manteniamo moglie e figlia, a nome dei quali, se lei permette, noi la ringraziamo. Grazie, signore. Prego. Allora mi dia subito il modulo. Che cosa? Sai quel modulo dove c'è scritto nome, cognome, motivo della visita, poi uno bolla di... No, ma non usa più, signore mio. Ah, no. Vecchia burocrazia. Lei deve parlare col ministro. E va dal ministro e ci parla. Ah sì, proprio certo. Così. Sì. Grazie tante. Prego. Lei è stato tanto gentile. Dovere. Dico, anche io quello che posso, dico, vero, dico. Che cos'è? A bustarella, dico. A chi? A lei. Signore, lei mi dà uno stipendio con il quale io mantengo moglie e figli, ma questo non le dà il diritto di offendermi e vilipendermi in questa maniera. In 30 anni di onorato servizio è la prima volta che mi capita. Scusi tanto, signore. Mi vergogni! Siamo in Italia. È per questo che non ne avevo neanche a vedere, per carità. Eccellenza, non dobbiamo aspettare più nessuno? Eccellenza, abbiamo l'onore di avere il primo cittadino della giornata. Un cittadino? Comandi? Eccellenza. No, ma mi chiami Carlo. È molto più semplice. Sì. Cosa desidera? Come si chiama lei? Io mi chiamo Giovanni Pellicchia. Pellicchia, sì, ricordo perfettamente. La sua casa è stata distrutta dall'alluvione. Sì. E il bestiame è disperso, vero? Sì, e sa tutto. È il ministro. Già. Va bene, 3 milioni?
È troppo. Faccia versare 3 milioni al signore. Eccellenza, i documenti. Ma che documenti? Si vede benissimo dalla faccia che è una persona per bene. Avanti, riversi 3 milioni. Il mandato. Ma che mandato è mandato? Li dà subito in contanti e presto. Subito. Non facciamo aspettare il signor Pellecchio, un cittadino italiano, un contribuente, chissà quante cose ha da. Anzi, li versi 10 milioni. Subito. 10 milioni perché? Ma dal momento che ci sono, li faccio liquidare anche i danni della prossima guerra. Arrivederci, caro Pellecchio. Ciao, Gallo. Simpatica, simpatica. Ecco. 3. 3. 6. 6. 9. 9. E una 10. 10. Pieva. Grazie. Prego. Arrivederla. Arrivederci. Sì. Signor Pellecchia. Eh? Gliel'incarto. No, lasci fare, non si. No, può. Ma è meglio che gli do un'incartata. Ci sono molti malintenzionati in giro, sa? Lo vedono con tutti questi soldi scoperti, una spinta, lo buttano per terra. Se va presto, no? Non è meglio incartati? Già, incartati. Incartati lei li vedrebbe? No. E manco li vede più. A proposito. Sì. E lei si presenta a un usciere di un ministero che si rispetta con una bustarella di sto genere? Quello che posso. Morto de fame. Oh, a Giovanombe? A Giovanocchi. A lei, a che? Lei sta parlando con il commendator Mario Paolella, usciere capo, ha detto all'anticamera di sua eccellenza il ministro. Ma a me, che me importa? Per parlare con me ci vuole una domanda incartabollata da 24 lire. Ha fatto la domanda? No, io... E vado a fare la domanda, via! A chi ha fatto la domanda? Ma che niente tutto, c'è, ma non si è scordato chi so io. E chi è? Ma lo sa chi so io? Sono cittadino italiano che pago le tasse e con queste tasse tu ci fai mangiare tua moglie e i tuoi figli, hai capito? Sì. E sono pure alluviano. È parente del ministro? No, via! Ah sì? Ah sì? Ah così? Mo io chiamo Carlo e te faccio licenziare. Il ministro. Io chiamo Carlo, un amico mio. Il ministro. Ti faccio... Mo vedete? Mo sì. A Carlo! Vieni, vieni, vieni. Ecco. Ma cosa vuole questo seccatore? Ma lo cacci via, per favore! Lo cacci via! Ma come? Prima... Prima? Prima stavamo girando un documentario, abbiamo approfittato del primo fesso che capitava per dimostrare agli italiani come saranno i ministeri dopo le prossime elezioni. Su bello, su bello, su! Una vergogna, un'indecenza! A questo punto siamo arrivati con la loro libertà. Certo, al tempo del fascismo queste cose non succedevano. In teatro non succedevano, Barò. Colonnello, non voglio pane. E che cosa vuole allora? Caro commendatore, non è per insistere, ma lei immane i destini ormonici della nazione. Dia il via al Virilon e vedrà gli effetti. Se non ci crede, lo sperimenti su lei stesso. Alla sua, barone. Alla sua. Nunc est vivendum, nunc fede libero pulsanda tellus. Professore, lasci stare il latino e piuttosto si raccomandi al commendatore per quel permesso. Non è questa l'ora di parlare di affari. E poi io non mi occupo di queste cose. È mia moglie che fa tutto. Si mette d'accordo con lei. Sono io. Questa le immogano 325.000. Come si fa? È troppo caro. Ma guardi che bellezza, signora, guardi che bellezza. Fa venire a lei ad sposarsi un'altra volta. Che dite? E la guarda questa, signora. Intimità. Intimità, signora. Filomè, vai ad aprire, va. Tutta in legno di ciliegio, signora. 390.000 lire. Professore, c'è quel signore che chiede di lei. Il mio segui, professore. Salute bene, amico. Lei non si ricorda di me? No, non mi ricordo. Io sono il figlio di Don Sante Giarratano. Don Sante Giarratano. Ah, Don Sante Giarratano, il fratello dell'avvocaticchio. Ecco, perfetto. Ecco, io le porto gli omaggi di mio padre assieme a questa lettera. E che vuole, papà? Ecco, vede, professore, io ho saputo che lei fa parte della commissione per il concorso ad un posto di insegnante. Ebbene? Io prendo parte al concorso. E allora mi sono detto, se il professore De Francesco volesse ricordarsi di noi, io e mio padre saremmo molto riconoscenti. E troveremo il modo migliore per dimostrarglielo. Il modo migliore è andandosene. E non torni più, ha capito? Se ne vada. E dica a suo padre che non ho bisogno della sua riconoscenza.
Pronto? Pronto? Sì, sono io. Abemus pontificem. Abbiamo il permesso. Sì, lo avremo domani, ma è come se lo avessi in tasca. Come ho fatto, caro professore? Sarebbe troppo lungo spiegarle. Per favore, tesoro, hai visto la mia borsetta? Mi scusi un attimo, Scusi. Che bella sta gioia. Ah, che stupido. Pronto? Professore? Ho trattato con la signora Fedora, una donna veramente squisita. Certo, mi costa caro. Ma pazienza, aumenteremo il prezzo del virilon. 1 milione. Arrivederci, professore. 1 milione. Cosa c'è? Vieni di là, ti devo raccontare delle cose incredibili. E quando finiremo di pagare? Tra 2 anni, Sciura. 2 anni? 1 milione. Io non lo guadagno nemmeno in un anno. Ma tu sei un uomo onesto. Eh già, io e te siamo uomini onesti. E perciò dobbiamo subire. Yes. Commendatore. Grazie professore, come mai non è a scuola? Rientro fra 1 ora e mezza. Beato lei, che se la fa con i grandi poeti. Io invece devo stare con gli scartafacci fino alle 2. Già. Caro professore, barone. Tra 1 mese il virilon sarà messo in vendita in tutte le farmacie e tra 1 anno se ne vedranno gli effetti. Caro professore, io la saluto. Vado in albergo, prendo la valigia e parto alle 12:30 col direttissimo per Catania. Parte subito? Allora sarà preferibile che io l'accompagni alla stazione, così mi darà le ulteriori istruzioni. Non c'è più bisogno, ormai ho stretto rapporti amichevoli col commendatore Larina. Ma allora lei mi licenzia. Caro De Francesco, del resto avrà notato anche lei che per questo genere di lavoro non è adatto. Occorre della gente più scaltra, più furba, più duttile o forse semplicemente meno onesta. Al Grand Hotel. Siciliano che dice di conoscerti. Sì, lo conosco così per modo di dire. È venuto giorni fa da me con una lettera di suo padre. Pare che il padre abbia molte terre laggiù. E allora? Il figlio perché non se ne resta laggiù a badare alle terre di suo padre invece di voler fare il servo del governo? Sai com'è l'ambizione. A taluni piace essere chiamati professori. Professore? Ma quello lo bocciano subito. Basta guardarli in faccia. È più ignorante di un mulo. Certo è un po' indietro con la preparazione. Ma se noi lo aiutiamo, il ragazzo ha capito la situazione e sembra anche disposto a fare qualche sacrificio. E lo faccio. Studi altri 2 anni e poi si ripresenti. Dopo 2 anni di studio, il suo cervello sarà quello che è oggi, un sasso. E allora, se dobbiamo aiutarlo, sarà meglio aiutarlo subito. Ma sì, la società è ormai così decaduta che un asino in più non la peggiora affatto. Come credo che non togliamo niente a nessuno se accettiamo quello che lui ci offre. Ci offre? Cosa significa ci offre? Questo ragazzo ci offre 300.000 lire. Ma tu sei pazzo? Noi non possiamo fare una cosa simile. Aspetti di là. Non ci sta. Lo sapevo. Non ci sta. Aspetti di là. Vogliamo sederci un momento e parlare con calma? Su, caro De Francesco, bisogna essere uomini. Ma che male c'è? Questi asini, se avessero studiato, se avessero preso perlomeno delle lezioni private, avrebbero ben dovuto pagarle, no? È molto di più di quella miseria che noi chiediamo loro per aiutarli. E poi, non bisogna esasperarli. Questi giovani, spinti dalla disperazione, oggigiorno sparano. Ma non diciamo fesserie. Io ho bocciato centinaia di allievi e nessuno mi ha mai sparato. Il problema dei giovani è tanto complesso oggi. Ne so qualcosa io che ho 3 figli così inquieti, così insoddisfatti. D'altra parte, con i nostri modesti stipendi possiamo fare ben poco noi. Buongiorno. Buongiorno.
pensaci. Non ci sta, lo sapevo. Non ci sta. È un galantuomo. Già. È un galantuomo. Portiere? Portiere? Chi cercate? La famiglia di Francesco? Al quarto piano. Venite con me. Guarda, vi piace vostra figlia? Guarda, sei bella, fammi una figlia. Fatti vedere. Senti, Luigi, vieni qua. Che? Il barone te l'ha dato lo stipendio. No. Ma come, siamo già al 9. È partito questa mattina. E tu perché non gliel'hai chiesto? Non potevo. Ma è possibile che non ti rendi conto della situazione? Io devo pagare il vestito di Teresa, sono 40.000 lire. Cioè, dirà il fattorino che sta aspettando, come faccio? Ma non l'avevi presa a rate il vestito? Ma come, l'abito da sposa a rate? E non so cose che si fanno, Luigi. E vabbè, dirò al fattorino di ritornare un'altra volta. Ma tu, telegrafa al barone, fatti mandare subito i soldi. Mi hai sentito? Sì, sì, ho sentito. Tu ti devi far pagare al primo di ogni mese, perché al primo di ogni mese ti scade una cambiale di 50.000 lire. E non te lo dimenticare, oh... Riccio, sono De Francesco. Ho pensato bene a quella cosa. Possiamo riparlarne. In questa giornata di felicità levo il bicchiere ai miei vecchi amici. Al caro Luigi e la sua signora, al professor Loffredo e la sua signora, e soprattutto agli sposi, che oggi fondano una famiglia alla quale auguriamo felicità, onestà, prosperità. Evviva! Ma che ti sei incantata? Mi sembra la spaventata della stella. Si commuove. Ma si commuove, c'è sta gente di là che non ha avuto niente ancora, che lo sappiamo. Ancora un po' di champagne, signora. Veramente, professore, siamo un po' brine. Passano due bicchieri per farci perdere la bussola. No, per fortuna è un'ubriachezza allegra. Oggi è giornata d'allegria. Auguri, vieni, vieni, vieni. Grazie. E loro non bevono? Grazie, no. Non devo mica pensare che sono stemi. Professore, noi siamo qui per parlarle. Mi dica. Siamo venuti questa mattina, ma non abbiamo voluto disturbare la cerimonia delle nozze. Adesso però ci dispiace tanto, ma non possiamo più rimandare. Mi perdoni, ma io sono poco fisionomista. Ricordo però di averla vista in qualche posto, ma se dovessi dire precisamente dove, sinceramente non lo saprei. E la mia scuola? No, a quella di mio cugino. Guardi che... Mi lasci indovinare, per piacere. In un ministero? No, nemmeno? Sono il commissario Blasi. Ho un mandato di cattura. La prego, no? No, no, grazie, grazie. No, veramente grazie. Ma avranno dei bambini a non casa? Importa, no, grazie. Non importa, grazie. E lei? No? Grazie, già l'ho presi. Ma ne prenda un altro, no? I colleghi dello zio ne devono avere due per uno. Io non sono un collega. È un collega. È di un'altra sezione, Roberto. Vai di là, vai, ci sta un sacco di gente che deve avere ancora i confetti. Andiamo, commissario. E non vuole avvertire qualcuno della sua famiglia? No. Lasciamoli stare in pace. Come vuole. Ma come, papà? Questi signori già se ne vanno?
L'hanno fritta. Io devo scendere con loro per indicargli la strada, sai? Sono forestieri. Va bene, ma almeno prendete dei confetti. Gliel'ha già dati, Roberto. Ma devono prenderli anche da me. Su, coraggio. Avranno dei bambini accanto, no? Lei. Tirate fuori tutto quello che avete nelle tasche. Francesco Luigi del Fu Natale e della Fu Giuseppina Benincasa, nato ad Acireale il 3/11/1898, di professione insegnante, accusato di corruzione. Basta, cancelliere. Vada pure, la richiamerò io. Professore, lei non si ricorda di me? No. Santoro, Rocco Santoro. Sono stato suo allievo al liceo. Santoro. Il figlio di Donna Assunta. Ah, la levatrice. Donna Assunta, sì, ricordo. È morta 3 anni fa. Mi dispiace. E tu sei a Roma adesso? Oh, scusi. Lei è a Roma adesso? Sì, ma non mi dia del lei, professore. Mi dia del tu. Vede, qui non parla con il giudice. Parla con l'amico. Ma come è successo? Mi dica. Io non desidero che di trovare dei motivi per giustificare il suo gesto. Quando ho letto la notizia del suo arresto sui giornali, ho sperato che si trattasse di un'omonimia, perché non potevo credere, non posso credere nemmeno ora, che lei, professore, il solo vero maestro che io abbia avuto nella vita, si sia potuto. E invece la verità. Io, il professor De Francesco, ho preso del denaro. Preso. Ho preteso del denaro. Dai partecipanti ad un concorso. Lei non è il responsabile maggiore. Risulta dagli interrogatori che le trattative sono state iniziate dal professor Riccio. Che importanza può avere? Molta importanza. Lei è stato coinvolto, trascinato. No, 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 io ero perfettamente cosciente di quello che facevo. E perfettamente cosciente che quello che facevo era un reato. E non cerco scusanti. Ma le scusanti ci sono e come? Dagli atti risulta chiaramente che lei ha fatto quello che ha fatto perché oppresso dal bisogno. Da una situazione familiare che si era andata maturando. Caro Santoro, noi non possiamo dire questo. Noi non dobbiamo sostenere che il bisogno è una giustificazione al furto, alla concussione, al ricatto, alla corruzione. Io questo non gliel'ho insegnato. Noi abbiamo stretto un patto con la società e non possiamo romperlo, anche se la società è ingiusta. Per le società ingiuste ci sono punizioni molto più gravi. E ci penserà la storia a darle, non uno di noi rubando. Ma lei, professore, che cosa vuole? Essere condannato per forza? Sì, voglio essere condannato. Voglio che tutti i miei colleghi, che sono onesti, abbiano questa soddisfazione. Debbano poter dire il professor De Francesco ha rubato ed è finito in galera. E mi piace che sia tu a condannarmi. Tu, il mio allievo. Mi sembrerà che io stesso mi condanni. La parte migliore di me condanni la peggiore. La denuncia è esplicita. Luigi e i suoi 2 colleghi hanno preteso dal giovane Giarratana 300.000 lire per assicurargli il buon esito del concorso. Io non ci posso credere. E lui poteva non dargliele, santissimo diavolone, non denunziarle. È stato il padre a sporgere la denuncia. Quando il figlio gli ha chiesto le 300.000 lire, il vecchio ha detto, in galera li mando. Tu tornerai al paese a vedere crescere le corna delle tue capre, ma loro andranno in galera. E così fu. E non è tutto. Pare che anche altri concorrenti siano stati sollecitati dal professor Riccio a versare delle somme notevoli per assicurarsi la benevolenza della commissione di esame. Luigi ha commesso un reato gravissimo. Pare, fra l'altro, che delle somme stabilite gli erano già state versate 40.000 lire. Per 40.000 lire si manda in galera un uomo come mio cugino, rovinandolo per tutta la vita. Rosolino, non è la cifra che conta, ma la natura del reato. Luigi ha abusato della sua carica per estorcere del denaro.
E allora sai che ti dico? Per certa gente che sta ben più in alto di mio cugino, non ci sarebbero anni di galera che bastano. Altro che 40.000 lire. Certi funzionari estorcono 1.000.000 per rilasciare permessi che avrebbero il dovere di non rilasciare. O rilasciare gratuitamente. Non ti posso permettere di insultare la burocrazia. Già troppe calunnie ci sono state. E allora Luigi ha visto con i suoi occhi pagare 1.000.000 per un permesso di medicinale. Che cos'è questa storia? Chi si è fatto pagare questo permesso? Un pezzo grosso. Il barone La Prua ha dovuto mollare 1.000.000 per far mettere in commercio un suo prodotto. Ordinerò un'inchiesta. E se è vero quello che tu dici, sul mio onore, ci sarà chi si pentirà. In nome del popolo italiano. E visti gli articoli 319, 320, 41, 43, 62 bis, 63, 66, 112, 117 e 118 del codice penale, questo tribunale condanna gli imputati Riccio Carlo, Antonelli Daniele e De Francesco Luigi ad anni 4, mesi 7 e giorni 19 di reclusione e alla multa di lire 26.000 più i danni richiesti dalla parte civile liquidabili in separata sede. Sono veramente onorato di poter dichiarare davanti a questa onorevole commissione tutta la mia stima ed ammirazione verso un funzionario di così alto valore e probità come il commendatore Larina. Barone, noi non l'abbiamo chiamata qui per fare gli elogi dei nostri funzionari. Noi vorremmo sapere da lei se l'autorizzazione di vendita per il suo prodotto le è costata, diciamo così, molta fatica o qualche cosa di più che non la semplice fatica. Eccellenza, mi sfugge il senso della sua domanda. Eppure dovrebbe esserle chiaro, perché lei sa su quali sospetti è basata questa inchiesta. L'Italia è il paese delle calunnie, purtroppo. Veda, siamo un po' come le automobili durante le giornate di pioggia che passando l'una accanto all'altra si schizzano di fango. Noi ci schizziamo fango sulla faccia. Nulla perciò di più strano se un pazzo ha osato dire che io per ottenere quel permesso di vendita abbia dovuto sborsare 1.000.000. Un momento, ha detto 1.000.000? È stata la prima cifra che mi è venuta sulle labbra. E perché uno? E non due o tre? Il pazzo di cui lei parla ha detto esattamente che si è trattato di 1.000.000. Beh, vada, vada pure. Semmai la richiameremo. Professore, mio caro professore, come sta? Sono felice e commosso di rivederla. Ho seguito le sue traversie, ma non si preoccupi, vedrà che tutto si aggiusterà. Sono il barone La Prua, un vecchio amico del professore. Grazie, sto fumando. Loro permettono che io dica due parole al mio amico. C'è il maresciallo. Va bene, soltanto due parole. Grazie. Professore, professore, mi raccomando a lei, sono nelle sue mani. Una sua parola mi può rovinare. Lei non mi vuole mandare in galera. Io ho negato, deve negare anche lei. Del resto non ci sono prove. Io non mi scorderò di lei, della sua famiglia, la scongiuro. Abbiamo vissuto nella stessa casa per 20 anni. Le nostre mogli sono amiche. Mia figlia, sua allieva, dalla mia camera da letto per 2 anni ho sentito che lei ascoltava Radio Londra. Ed io, a costo di perdere il posto perché podestà, non l'ho mai accusata. Lei non mi vorrà accusare ora. Luigi De Francesco. Mio, ho fatto quello che dovevo fare, ho negato tutto. Anzi, ho fatto l'elogio di tuo marito. Ora stanno interrogando il professore De Francesco. Ma hai potuto parlargli? Poche parole, c'erano gli agenti lì vicino. Ma gli hai promesso? Sarebbe stato peggio, conosco molto bene De Francesco. Ho fatto appello ai suoi sentimenti di amicizia, di umanità. Ma tutto il nostro avvenire nelle mani di quell'uomo. Se parla siamo rovinati, ma tutta una vita di sacrifici, di lotte, di umiliazioni verrebbe distrutta. Tu non sai quanto ho lottato per diventare una donna rispettabile e ora... Su, Fedora, coraggio, devi essere forte. Ma anche se quel De Francesco dicesse che tu...
Che mio marito, ma sì, insomma, mi hai capita, no? La commissione vorrà credere alle parole di un detenuto, di un uomo che è stato condannato per corruzione, per furto. Questo indubbiamente avrà la sua influenza, ma c'è quell'onorevole Rapisarda, non l'ho potuto mai soffrire. Nel 1934 l'ho fatto mandare al confino, sulla forca dovevo mandarlo, sulla forca. Le calunnie hanno le gambe corte, signora. Non è stata un'inchiesta, ma un trionfo per suo marito. Me lo saluti e gli rinnovi la mia stima. Pietro! Arrivederla, signora. Ho avuto torto di giudicar male De Francesco. È un galantuomo. Non poteva comportarsi diversamente. Maresciallo! Desidero parlare ancora con il De Francesco, permettete? Può appena, eccellenza. Perché non hai parlato? Perché? È brutta la prigione, Michelin. Non puoi immaginare quanto è brutta, non me lo immaginavo neppure io. Non ci manderei nemmeno il peggiore dei miei nemici. È brutta ed è inutile, soprattutto non serve a niente, anzi, rende gli uomini peggiori. Credi a me, Michelin, non è mandando in prigione il commendator Larina che si può ottenere qualche cosa. Me lo dicesti tu stesso un giorno. Il nostro paese ha bisogno di una generazione di onesti, dopo tanto imperversare di furbi. Se i nostri figli saranno onesti, potranno fare qualche cosa. Tutte queste sono belle parole, ma io proseguirò questa inchiesta lo stesso, anche senza la tua deposizione. E il signor Larina lo mando in galera. Lo mando in galera! Il suo dispiacere, commendatore, è molto lusinghiero per gli amici, ma lei è offensivo per me che sono nato a Milano. Lo so che Milano è una gran bella città, ma noi ci eravamo affezionati a Roma. Avevamo tanti amici. Vedrà che lei, commendatore, si affermerà a Milano meglio che a Roma. A un uomo come lei, in qualunque città d'Italia, gli amici non possono mancare. Mio marito se la prende tanto per questo trasferimento, diciamo così, di punizione. Ma come, signora? Chiama punizione andare a Milano? Per ora sono trasferito. Poi non so come andrà a finire. Ad Alessandria. Perché ad Alessandria? L'ha scelto lui. C'è una scuola di detenuti. Continuerà ad insegnare, forse. Governo di Galla e Sidamo. Ma che razza di governo ti sei nata a scegliere? Io? Me lo sono scelto io. Come se uno il governo se lo potesse scegliere. Allora tutti dicevano che il governo di Galla e Sidamo era molto importante. E adesso non lo trovano più. E dal resto, tutti i governi sono Galla e Sidamo.